una gran bella mostra sull'impressionismo francese che è visitabile al Vittoriano di Roma fino al prossimo 8 di giugno, ci dà la felice opportunità di parlare di un grandissimo pittore, un pittore che è stato il più inquieto dell'arte contemporanea, un uomo che ha vissuto nella terra di mezzo, Vincent van Gogh. Worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, Vincent van Gogh era quell'uomo che ha vissuto per tutta la vita nella terra di mezzo. Sì, la terra di mezzo. Quel luogo simbolico fra terra e cielo, nel quale vivono gli artisti, i santi, i profeti e tutti quegli uomini che dentro l'anima contengono il mistero e l'infinito. Vincent, nella terra di mezzo, ha vissuto sempre, sempre per meglio guardare, sentire e sondare le sostanze della vita. Vincent, in quei cieli notturni senza fine, in quelle stelle che danzano come vortici impazziti, in quel mare di luce che abbraccia, ha fatto germinare ogni frammento di arte, ogni sussurro di vita, ogni alito di follia. In ogni stella e in ogni notte stellata, come questa del 1889, Vincent van Gogh ha lasciato una traccia di sacralità umana, di bellezza naturale, ma anche una traccia dolorosa di un uomo che con la sua arte ha salvato tante anime dalla profonda malinconia. Ti salverò da ogni malinconia. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Cari telespettatori, questo vuole essere un invito a visitare questa mostra e al contempo vuole essere un invito fatto a voi a vivere la nostra vita attraverso lo sguardo, gli occhi poetici dell'arte. Alla prossima.